Hola a tutti ragazzi, il vostro Luke e oggi in questo nuovissimo video vi mostro appunto una nuova modalità che voglio provare a portare. Perché parto in quarta per dirvi subito una cosa per mettere le mani avanti. Raga, io questa serie la porterò avanti soltanto se la volete voi, così evitiamo di dire Luke copy Peppo, Luke copy Peppa Pig. Poi non so chi altro gli fa questi video sulla Sky Grid, però comunque voglio evitare queste polemiche, ma in caso se fate polemiche stoppo la serie e va bene. Io ovviamente ragazzi non voglio copiare. Allora dovete capire una cosa. Per chi non lo sa, sull'altro server dove facevo le fazioni siamo stati griffati perché appunto tanti bimbi minchia si sono messi contro la mia fazione subito, la nostra più che altro, e quindi ci hanno griffati easy. Allora prendo la palla a balzo, come si suol dire, e abbandono quel server in modo che evito di parlare con bimbi minchia, evito di parlare con bimbi minchia che sanno solo bestemmiare e insultare in chat e fanno tutti i pro del PvP. Sapete una cosa, raga? Io credo che quelli che fanno i pro del PvP in Minecraft non capiscono nulla perché addirittura si metteranno a dire fai schifo nel PvP, muori. Cioè, augurare la morte perché fai schifo in un gioco. Però, raga, lasciamo stare perché questi, ripeto, sono bimbi minchia e lasciamoli al loro posto. Comunque detto questo ragazzi, oggi vi propongo questa nuova serie. Mi raccomando, io aspetto molto sostegno da parte vostra perché davvero ci tengo. Voglio provare a portare questa nuova serie e soprattutto devo capire anche un po' come funziona e quindi mi servirà il vostro aiuto. Come prima cosa proviamo a far salutare YouTube, però non avendo nemmeno i VIP, dubito che qualcuno saluti perché non posso scrivere né in colorato né nulla. Adesso nessuno saluterà. Però, raga, mi sembra una cosa abbastanza ovvia, soprattutto perché, ripeto, non avendo VIP, niente che mi fa notare, neanche si legge in chat. Ragazzi, se vi state... Oh, intanto qualcuno saluta. Se vi state chiedendo, Luke, ma allora vuol dire che abbandoni la serie Lucky Prison? Ragazzi, non lo so ancora. Ci sto pensando. Se questa qua vi piace... Grazie, Cristian, per il complimento. Se questa... Stavo dicendo, se questa serie vi piace, mi raccomando, vi conviene spolliciare perché mi serve davvero tanto supporto per portarla avanti. Soprattutto perché i vostri mi piace fanno annullare le polemiche che arrivano. Magari ci saranno i dislike dei BM. Raga, ma quello ci sono abituato. Una cosa, l'anno scorso l'ultimo video che ho caricato era appunto quello degli OP Lucky Prison su The Legend e molti di The Legend hanno lasciato un po' di like, hanno visto il video e sono davvero molto contento. Vi ho chiesto di lasciare all'incirca una ventina di like, siete arrivati ben 32 se non sbaglio, comunque lì all'incirca e davvero vi voglio bene. Poi è arrivato il saluto bimbo minchia che ha fatto ritardo e che ha fatto ritardo appunto stavo dicendo e mi ha messo dislike. Ma raga, i bimbi minchia sono fatti per lasciare al loro posto. C'è gente che mi commenta dicendo che il mio canale è fallito, un canale di una persona che tranquillamente arriva a 1100 iscritti, ma mica perché è fallito mi taglio le vene. Però raga, quello si chiama Rusik. Magari questa persona qui ci arriverà un giorno, magari però prima deve sviluppare un cervello. Ci arriverà un giorno ai 1100 iscritti e me lo può rinfacciare, ma a me non me ne frega. Io vado avanti per la mia strada, i BM che ho incontrato li lasciamo lì al loro posto e salutiamo Battista perché mi ha chiesto. Spero che non sia Battista con una sola T, il wrestler, se no mi picchia. Comunque, a parte gli scherzi, raga, cosa consiste questa modalità? Quel poco che ho capito è questo, ossia noi andiamo alla nostra home, costruiamo un'isolotta e dobbiamo fare i big money facendo farm, prendendo blocchi in giro per il mondo, perché ragazzi, questo non è come un semplice mondo di Minecraft. Guardate qui che cacchio è. Ovviamente ragazzi io presento il server e la modalità per chi non la conosce. Intanto ragazzi vi ringrazio e mi date la soul sand, non so cosa può servire. Allora, siccome mi danno questa soul sand, ringrazio Fra Drago e Battista che sono qui. Questo qua invece, The Hat Warlock 99, secondo me, è quello che vuole prendere la roba. Vuole fare il furbone che se la prende per lui, però raga, noi non ce ne importiamo di questi che prendono i cosi. Intanto vado a rubare. Rubo, rubo. Vabbè raga, ovviamente me li sta regalando, non sto rubando nulla a nessuno. Raga, mi piace molto già l'accoglienza che c'è, perché Fra Drago dico... Ah, vediamo un po'. Raga, comunque ve lo dico subito, non farò le isole con voi, ma non per cattiveria, perché non vorrei mai che magari sono poco attivo, eccetera. Preferisco gestirmela da solo. Mi dispiace dirvelo, però non è come fazioni, qui si gioca diversamente. Andiamo via dal TPA. Ah, Fra Drago, ma... Strunze, strunze. Ragazzi, non so cosa serva la Soul Sand, eh. Oh, attenzione, mi ha accettato Fra Drago. Madonna mia, quanto è bello. Grazie. Kit Koal, grazie. Credo che il Kit Koal sia quello meno costoso. Poi ragazzi, l'ha tirato a indovinare, ma grazie mille.
Grazie Fra Draco, grazie davvero. E come vedete anche qui, ragazzi, questo ragazzo, mamma mia. Ah, ma siamo a un warp, però non è il suo plot, diciamo così. Dovrebbe essere appunto un'isola, sì, perché c'è la zona info, la zona VIP. Wow, raga, mi piace davvero tanto. Infatti VIP Coal è il primo, ma non è quello l'importante, raga. L'importante, come dico sempre, è il pensiero. Statistica secondo piano. Vediamo un po', ragazzi, facciamo una gita turistica. Poi, se volete, dal prossimo video si parte facendo le cose. Il più ricco del server è Pink Floyd. Poi c'è Pepo, Pescarolo, Cunni, Emanu 8010, Steve, Kevin Nene e c'è io. Minchia, big money che c'hanno. Il primo c'ha 23 miliardi. No, 23 miliardi, cats, 23 milioni, ok, esagero anche io. Ed è davvero tanto, credo. Poi qui ci sono archivements. Ah, ci sono anche gli archivements. Cioè, raga, io vi ripeto, io non lo conosco bene. Stavo dicendo il server, volevo dire la modalità. E quindi dobbiamo studiarla insieme. Poi qui che cosa c'è? Classifica MMO. Dei livelli di potere. Quindi dovrebbe essere secondo le persone che uno uccide. Il power, non vorrei sbagliare. Comunque, in teoria, Steve dovrebbe essere migliore se era il killer. Non lo so, non lo so. Qui che cacchio è? Una fontana semplice, giusto? Sì, una fontana. Faccio il bagno perché non mi sono lavato. Ok, possiamo riscendere giù. Per cui, ragazzi, ci sono i claim. Cioè, questa cosa non la conosco bene, quindi mi dovete aiutare, soprattutto voi. Se io, per esempio, prendo sta pala. Ah, non la posso prendere, ma si strunze. Vediamo che dice. Per claimare un territorio bisogna impugnare una pala d'oro. Fatto ciò, selezionerò un blocco col tasto destro. Ah, ok, quindi per claimare e difendere la zona. Perché, ragazzi, come, tra virgolette, fosse un vanilla barra fazioni in cui ti puoi griffare, da quello che ho capito. Se il risultato è questo, vuol dire che il claim è corretto. Ah, ok, quindi fa i blocchi d'oro intorno, appunto, alla zona, ok. Per visionare il territorio claimato, impugnare uno stick e cliccare con il tasto destro a terra. Ah, ok, raga, quindi le basi, diciamo così, ce l'abbiamo. Io un po' ho giocato, raga, ma si parla ancora all'inizio di questa modalità. Un poco, con gli altri. E l'Hum ce l'ho impostata qui. Ah, ok, qui, ragazzi, praticamente... So che in questo video mi sputtanerò, però va bene. So, questo è il territorio di Ice Power, un ragazzo che fa anche video su YouTube, che appunto è in 3DS. E quando giocavamo assieme mi continuava a tippare qui e buttare giù apposta. E mi dice: Luke, ma aiuti? Magari stavo qui a piazzare il blocco e mi buttava giù. Allora io per vendetta gli ho fatto esplodere una TNT. Tanto, ragazzi, non c'aveva nulla di importante, solo un generatore e basta. E quindi, ragazzi, sto bellissimo perché l'ho ucciso. No, ho ucciso no, però... Maron, non posso morire che c'ho questa roba. Qui non c'è neanche il comando feed. Quindi, raga, questi esplosano perché siamo stati griffati, ma perché io ho griffato da solo. Mi dispiace Ice che lo viene a sapere solo ora. Comunque, se non andiamo allo shop. Ah, bello, bello. Facciamo sul cibo, poi clicchiamo col destro per vendere, se non sbaglio, e col sinistro per comprare, giusto? Per esempio, vado qui. Mi voglio comprare una sola bistecca perché... No, vabbè, due me ne servono. Mangio e siamo tutto a posto. Quindi in teoria, raga, è molto easy. Di conseguenza, ragazzi, spero che il video di oggi vi sia piaciuto. Spero che come video del 2017 vi sia piaciuto, appunto. Mi raccomando, se volete la serie, spolliciate come non mai. Commentate il video, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Ci becchiamo alla prossima e... Ciao a tutti, ragazzi!